Piacenza è una città ricca di storia, dove le tracce del passato spesso sono nascoste, inglobate nelle strutture di edifici successivi, cresciuti in un secondo tempo sulle rovine di strutture più antiche. È proprio questo il caso dell'antica Torre della Porta dei Ladroni, la Torre della Porta Grossa, una struttura medievale risalente al XIII secolo di cui resta oggi solo un piccolo lacerto murario, un piccolo pezzo del muro di fondazione, della parte basamentale della torre, inglobato nel recinto cortilizio del liceo artistico. Si tratta di un edificio che è particolarmente interessante soprattutto per questa parte della città. Molti piacentini infatti sanno che il quartiere tra via Roma e via Scalabrini viene spesso chiamato Porta Galera, ma non tutti sanno che le radici di questa toponomastica stanno proprio in questo edificio. La Porta Galera era infatti l'antica Porta dei Ladroni, quindi questa torre medievale nella quale venivano rinchiusi coloro che erano stati condannati non soltanto per i furti, ma più in generale per vari delitti contro lo Stato, contro la proprietà dei piacentini. Di questa torre rimane oggi molto poco, ma il ruolo di questo edificio in passato era particolarmente significativo. Già il termine Porta Grossa identificava una struttura fortificata più importante di altre, perché sotto alle strutture di questa torre transitava infatti la via Francigena. Qui all'interno del cortile del liceo artistico si riconosce molto bene la struttura originaria della torre, di cui purtroppo rimane però soltanto un lato, appunto inglobato nel muro cortilizio. Si riconosce la volta, che ovviamente è l'attacco della struttura di copertura, la volta che chiudeva il piano terra di questo ambiente, e si riconosce anche lo scasso di un camino, segno inequivocabile che il muro apparteneva ad un ambiente coperto, chiuso e che quindi poteva essere scaldato. Si tratta probabilmente di un camino originariamente in uso al corpo di guardia che occupava il piano terra della torre. Così come altri passaggi fortificati della Piacenza medievale, anche la Porta Grossa dei Ladroni o di Pozzo Fulberto disponeva non di una sola torre, ma addirittura di due. Se una è in parte sopravvissuta nel muro del liceo artistico, la sua omologa, la sua gemella potremmo dire, si trovava ovviamente sul versante opposto ed è intuibile probabilmente sotto le fondamenta dell'attuale Convento della Neve, la sede del Politecnico di Milano. Ancora oggi, esaminando la struttura urbanistica di questo luogo, ci rendiamo conto di come la facciata del Politecnico subisca una evidente deviazione verso il liceo artistico, proprio in corrispondenza dei reperti murari che abbiamo visto prima. Segno quindi che la strettoia ricalca la posizione dell'antica porta, segnalando le due antiche torri. Dato particolarmente interessante, questa parte della Piacenza antica era chiamata spesso, e ancora oggi, nel linguaggio del folklore, Porta Galera, un rione dal nome strano che derivava proprio dalla presenza della Porta dei Ladroni, della Torre dei Ladroni, anticamente usata come carcere fin dal Medioevo.